Benvenuti Diecast fans, siete su Top Driver Downhill Master Evento GT. E anche oggi sono in compagnia del mio collega Max Power. Salve a tutti, qui a Picco Serpente oggi abbiamo la seconda semifinale che decreterà i due piloti che passeranno alla finalissima. Non senti il brivido nell'aria, Stinky? Certamente, ma sono anche sollevato perché poco prima della diretta abbiamo ricevuto una telefonata. Abbiamo lasciato in attesa, così anche voi da casa potete tirare un sospiro di sollievo. E in linea abbiamo con noi Mr. X. Pronto? Salve, mi chiamo da una postazione sicura. Sono riuscito a liberarmi a fatica dalle grinfie di Benson. Quell'individuo è pericoloso. Non so cosa abbia in mente, ma certamente niente di buono. Vi ho appena inviato una foto sulla vostra email che fa luce sulla sua più recente localizzazione. State in guardia. La mia posizione è compromessa. Questa sarà la nostra ultima conversazione. Potentissimo! Max, ma Benson è in Italia! Sta tornando per noi? Tranquillo, tranquillo, Stinky, siamo super protetti. Non ci accadrà nulla. Sai quante volte ho rischiato la vita? Almeno una, negli ultimi due giorni. Ringraziamo Mr. X per il suo lavoro e ricordiamo a tutti che se avete notizie su Benson o se volete contattarci per far partecipare le vostre auto alle nostre gare, potete farlo all'indirizzo email in sovraimpressione topdriver365@gmail.com. Mi raccomando, non fate i team. Avete già visto i tempi in qualifica a settimana e qui vi mostriamo un riepilogo tutto schermo. Senza troppi fronzoli, andiamo diretti alla presentazione di rito. Sweet Clementine, una Ford GT del 17 guidata dalla focosa Judith van der Jonen, la pilota olandese, ha mostrato un carattere niente male durante l'eliminatorio. Vedremo cosa combinerò oggi. Copo Camaro SS alla guida Dimitri Popov, lo zar del Team Carbon. Male le qualifiche per lui, ma sa essere un osso duro in gara. Andrea Pascal guida Black Knight, una velocissima Audi R8 che detiene il record della pista. Farà mangiare la polvere ai suoi avversari anche oggi? Noi Top Driver ce lo auguriamo, visto che sponsorizziamo l'auto. Ultimo in gara, Arthur Curry, che guida Splash, una Kia Stinger GT al servizio del Team Takeshi. Conosciamo tutti questo pilota, anche se c'è qualcuno che lo conosce più intimamente, vero Max? Non so cosa vuoi insinuare, ma la strada non mente mai. E oggi avremo il responso su chi sarà il pilota più in gamba. Presentiamoci ai blocchi di partenza. Gara 1, davanti a sinistra Black Knight e dietro Sweet Clementine. A sinistra Splash e dietro Nebbia. L'asfalto è bollente, i motori sono accesi. Tenete vicino una spazzola perché questa gara vi spettinerà. 3, 2, 1, via! Black Knight fa il padrone e dopo la partenza spinge avanti. Una furia, gli altri possono solo guardare. Splash in seconda, Sweet Clementine in terza. Vince l'Audi, ma cosa succede dietro? Pazzesco, un sorpasso sulla linea. Dimitri Popov attacca il turbo e sorpassa la Van der Jonen, arriva terzo. E se vi è avanzata una spazzola, portatela all'olandese perché è stata spettinata lei stavolta. Dopo la prima gara si conferma Andrea Pascal come il pilota più temibile e guadagna 5 punti. Secondo Arthur Curry con 3 punti, l'impavido Dimitri che scippa 2 punti e l'ultima Sweet Clementine con un punto per la quarta posizione. La gara 2 offrirà nuove prospettive, infatti davanti a sinistra abbiamo la Ford GT e a destra Audi R8. Rispettivamente dietro di loro Copo Camaro, Nebbia e Kia Stinger Splash. Non tenete la bocca spalancata, vi finiscono le mosche dentro. Serrati i boccaporti, pronti all'immersione. 3, 2, 1, via! Stavolta sono tutti più raccolti alla partenza. Dopo la chicane l'audio a tutta potenza si allarga sulla curva. Sweet Clementine mantiene la seconda posizione. Follia finale! Di nuovo! Lo zar! Spettacolo puro! Ruba la posizione a Splash e lo beffa sulla linea del traguardo. Vediamo il replay. Fuoco e fiamme, Stinky, che spettacolo! Nebbia in scivolata fa touchdown! Dimitri Popov, adrenalina, benzina e vodka! Niente scontato quando c'è lui in pista. Wow, riepilogo punti a tutto schermo. Andrea Pascal a punteggio pieno, 10 punti, 2 su 2 per l'Audi. Diciamo che sta facendo la parte del leone oggi. E quando il leone si prende la preda più grossa, tutti gli altri rosicchiano l'osso. Sweet Clementine rientra in gara di forza e prende 3 punti per la seconda posizione. Dimitri Lozar, 2 punti. Arthur fa un buco nell'acqua, Splash, un solo punto. Belli sta.
Tra parentesi, oggi prima della gara avremmo dovuto avere in esclusiva i nostri microfoni qui in postazione proprio Arthur Curry. Ma grazie a una certa ordinanza restrittiva del giudice e un braccialetto elettronico alla caviglia di un tale Max, non è stato possibile fare l'intervista. E quante volte devo ripeterlo, Stinky? È stato un incidente, sono scivolato. Certo, sei scivolato sulla sua fascia a forza di cazzotti e poi dopo sei scivolato nella volante della polizia e poi anche i miei soldi sono scivolati via dal mio conto per la tua cauzione. Gara 3, cosa bolle in pentola? In griglia abbiamo davanti a sinistra Nebbia e destra Sweet Clementine. Dietro di loro, da sinistra a destra, Splash e Black Knight. Il semaforo è acceso, i motori fremono e gli schiaffi volano. Quali schiaffi? Questi! E via! Fatto di blocco, ma Nebbia mostra subito i denti aggressivi. Black Knight si rigira, il motore è out, si è fermato. Splash ci prova con lo Zar, ma il russo è troppo avanti e vince gara 3. E seguono Arthur Curry, Sweet Clementine, rispettivamente secondo e terzo. DNF per Andrea Pascal. Incredibile, Max. Una gara mozzafiato. Cosa può ancora succedere? Di tutto. Dalla schermata vediamo come prima del round finale c'è molta incertezza su chi passerà il turno. Abbiamo Andrea Pascal a 10 punti e Rozar a 9 punti. Splash a 7 e l'olandese Van der Jonen a 6. Siete pronti ad applaudire i vincitori? Final round! Davanti a sinistra Arthur Curry e a destra Dimitri Popov. Dietro di loro Andrea Pascal e Judith Van der Jonen del team Fireland. Tenetevi forte, rischiate di saltare via dalla poltrona. Le auto sono pronte, le ruote sono calde, via al semaforo. Pronti, partenza, propulsione! Giù in partenza, i due a sinistra si sganciano. Collisione alla Mamushi, ma Pascal non passa. Splash allunga il passo in volata, vince gara 4. Seguono dietro Black Knight, Nebbia, Sweet Clementine. Impressionante, folgorante! E passano alla finale Andrea Pascal con Black Knight a 13 punti e Arthur Curry con Splash a 12. Lo Zar è stato beffato per un solo punto! La povera Judith chiude invece con 7 punti. Anche questa gara è stata ricca di emozioni. Grazie a voi, amici e amiche. Ricordatevi un like per tutti noi, iscrivetevi se non lo avete fatto e attivate le notifiche per non perdere tutti gli aggiornamenti. Commentate qui sotto per dire la vostra e se volete trovate anche il link in descrizione per tutti i social. Noi ci prenderemo qualche ora di riposo, ma probabilmente non saremo gli unici, anzi, date uno sguardo, chi sta scendendo mano nella mano? Regia, potete inquadrare? Sono i due piccioncini, Arthur Curry e Sissi la Belle, che vanno a godersi un po' di relax. No! Max, fermati! Dove vai, Max? Non ne vale la pena, torna qui! Oh mio Dio, ora lo prendono in pieno come un birillo! Torna qui! Te l'avevo detto, Max! Ma sei impazzito? Adesso vedrai, ti mettono in galera, buttano via le chiavi! Io non pago per te stavolta, eh! Sia ben chiaro, mi devi ancora 1900 euro! Vuoi far smettere di suonare quell'affare? Non posso! Deve farlo la polizia! Scusate ancora, amici, vi assicuro che ci vedremo qui per la finale di sabato a Top Driver, dove i motori non dormono mai!